risvolti economici del cosiddetto contratto. E questi risvolti economici ce li illustra Dino Surgona, non solo il nostro notista economico sarà in grado di dirci gli ultimi sviluppi, gli ultimi dati di borsa, di spread e quanto altro, ma credo che una riflessione più approfondita la faremo sull'Europa. Allora, Dino, quali sono le ultime novità, diciamo, sul fronte economico-finanziario? Che sta succedendo? Allora, innanzitutto l'Unione Europea ha espresso anche oggi preoccupazioni sul futuro governo e su quanto sta uscendo della bozza di contratto. Questo che ha voluto dire una leggera discesa della borsa, ma soprattutto un aumento dello spread a 157 punti. Lo spread testimonia, certifica il costo, la differenza di costo tra un Bund tedesco e un BOT italiano, che qualche giorno fa la differenza era appena di 130 punti. Questo ha voluto dire oggi in borsa le perdite di parecchie banche italiane, perché come sappiamo, le banche italiane possiedono molti titoli del debito pubblico. Questa è la prima cosa. Andiamo avanti. Che cosa sta succedendo? Molte cose che noi abbiamo visto i giorni scorsi sono scomparsi dalla borsa. Perché? Perché c'è stato forte pressioni da parte dell'Europa a eliminare alcune cose che andrebbero contro i trattati firmati dal nostro paese. E cominciamo. Si parlava di cancellazione della legge Fornero. Oggi si parla solo di superamento della legge Fornero con l'introduzione di quota 100 e poi si parla per una maggiore equità sociale di un taglio delle pensioni superiori ai 5.000 euro netti, che sono di cui godono circa 10.000 cittadini italiani. Senti Dino, allora, come dire, Mattarella ha messo dei paletti per quanto riguarda la situazione interna, ma anche l'Europa, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, ti raccomando, ecco, l'Europa ha fatto, come dire, squillare lo svegliarino per l'Italia e ha detto: ma state attenti, voi dovete dare una particolare attenzione al vostro debito pubblico. Poi, per quanto riguarda l'Eurozona, non crediate che sia una cosa facile uscirne. E anche ci hanno ammonito su questa nostra pretesa di rivedere i trattati di Dublino. Allora l'Europa ci sta dando, come si può dire, una sgrullata notevole. È così. È vero, è proprio così, tant'è vero che è scomparsa dalla bozza di contratto l'uscita dall'euro. Si parla di riduzione del debito pubblico, si dice senza però incorrere nell'austerità, cioè anche gli investimenti, si chiedono che gli investimenti non rientrino nel debito pubblico. È scomparsa soprattutto la cancellazione del debito richiesta nella precedente bozza, la BCE, di 250 miliardi, perché questo voleva dire un fallimento del paese. Al posto di questo si chiede che i titoli acquistati di tutti i paesi però con il quantitative easing europei non vengano calcolati nel rapporto debito pubblico, debito PIL. Poi c'è un'altra strigliata sulla TAV, perché si parla della sospensione dei lavori tra Torino-Lione e l'Unione Europea oggi ha ricordato che l'Italia ha firmato impegni chiari e casomai
non si ottemperasse a questo trattato, ci potrebbe essere una forte multa. Oh, beh, ti ringrazio per questi altri spunti che ci hai dato e ti ricorderai che nella precedente conversazione di martedì scorso parlammo di stare attenti al libro dei sogni. Grazie Dino, buon lavoro!